ecco, Stefano Ruaro, che è stato presidente di API, no, qua, a cui appunto a sto processo, non poi mai raccontato prima l'episodio, e sarebbe bello, come dire, condividerlo, ecco. Buonasera a tutti. Allora, intanto sono un po' stato preso in contropiede perché ero convinto fino a poco tempo fa che magari fosse ancora comune. Allora, il sindaco ha lanciato delle provocazioni sinceramente abbastanza forti, no? Diceva, ma il mondo imprenditoriale ci sta questa aggregazione? Credo sia un po' difficile dare una risposta pronta, anche perché probabilmente qua c'è una questione di mentalità, un background culturale che di sicuro non ci aiuta. Però è chiaro che il momento che stiamo vivendo deve essere visto positivo in questo senso, cioè può darci lo stimolo per fare qualcosa di diverso, qualcosa che finora non è stato fatto. Quello di cui parlava Piero un attimo fa è una cosa che francamente non mi aspettavo, e vi racconto brevemente, no? Allora, qualche anno fa io ho aperto un'azienda di domotica per i più è qualcosa di misterioso, no? Per tanti è un qualcosa di lussuoso che va inserito all'interno di una casa. In realtà stiamo parlando di qualcosa di completamente diverso, sono degli ausili elettronici che aiutano l'abitazione ad essere, a gestire meglio quelli che sono i consumi energetici. Non vi nascondo che sono stati anni particolarmente difficili, perché è una tecnologia nuova che deve essere in qualche modo promossa presso gli installatori che devono imparare a conoscerla, e non è stato facile. Allora, uno dei luoghi in cui noi vendiamo di più, e mi fa piacere che oggi sia successo quello che è successo, è il comune di Capannori, perché le nostre apparecchiature vengono utilizzate proprio per ottimizzare i consumi all'interno delle abitazioni. Questa mattina, tra l'altro, ero ad un convegno in Fiera Vicenza in cui veniva presentato un sistema che si chiama Connex, che è un sistema di origine tedesca. Allora, quando io vado a parlare con gli installatori della zona, mi dicono, ma io preferisco il Connex. Il giorno stesso o il giorno dopo, il figlio di quell'installatore viene a suonare il campanello da noi per chiedere lavoro. Allora dico, c'è qualcosa che non va, perché o siamo sulla stessa barca oppure siamo su barche diverse. Qui ci dobbiamo dare una mano. Torno al discorso di prima, è un qualcosa di culturale, una mentalità che dobbiamo cambiare. Dobbiamo in questo momento essere uniti. Mi sta bene l'integrazione tra i comuni e mi auguro che l'integrazione ci sia anche tra le aziende, perché non sono per le barriere assolutamente, però il chilometro zero può aiutare il nostro territorio a risollevarsi. Noi non dobbiamo vedere sempre l'erba del vicino più verde, dobbiamo cominciare ad apprezzare quello che abbiamo fatto. Se ci giriamo, vediamo una zona industriale che non è nata dal nulla, è nata dalle capacità di imprenditori che sono nati qua e hanno tirato su qua le loro attività. Noi dobbiamo dare continuità a questo, perché è impensabile che si possa continuare a mantenere un certo regime di vita senza comunque dare spazio all'attività manufatturiera. Lo diceva Gigi Copiello, cioè noi abbiamo una grande tradizione industriale e non dobbiamo difenderla, dobbiamo addirittura spingerla, incentivarla. Poi diceva anche, c'è un 20% di capannoni, probabilmente anche un 30% in esubero, ma mi auguro che l'attività del futuro non sia proprio quella di abbatterlo, cioè occupare lì persone per demolire i capannoni, no? Quindi c'è molto da fare. Io credo che le associazioni di categoria in questo senso possano dire molto, e sono convinto che ci sia la volontà di fare qualcosa assieme. In questi ultimi anni, lo dico in tutta onestà, c'è stata molta più facilità di dialogo tra le associazioni, anche tra gli imprenditori e i sindacati, perché non c'è più quella conflittualità di prima. Ci siamo resi conto che dobbiamo darci una mano per andare avanti. E quindi penso che i tempi siano maturi. C'è tanto da fare, però con l'aiuto di tutti credo ci si possa arrivare. Grazie.